Si chiama No Access, il programma di prevenzione tramite WhatsApp delle diverse forme di dipendenza. Dalle sostanze stupefacenti all'alcol, l'operazione di informazione che è stata attestata su 1100 ragazzi delle scuole del territorio scolastico dell'ASL Napoli 2 Nord si è sviluppata tramite l'invio di messaggi contenenti brevi filmati ad alto impatto educativo. L'idea è stata messa a punto dalla comunità di recupero La Scheggia con il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università Federico II di Napoli in collaborazione con la Regione Campania e l'ASL Napoli 2 Nord con il patrocinio del MIUR. Per fare educazione in modo efficace c'è bisogno della giusta comunicazione con i più giovani, dichiarano i partecipanti alla presentazione avvenuta all'interno del teatro Troisi a Fuorigrotta e a quanto pare ha funzionato. Ben il 95% dei ragazzi infatti è rimasto efficacemente colpito dai filmati ed ha seguito la timetable sino alla fine. Ma ascoltiamo Rossella Bellopede, medico in formazione presso il Dipartimento di Sanità Pubblica della Federico II, Gabriella Fabrocini, docente di dermatologia della Federico II, Pietro Fa, psicologo della Scheggia, comunità di recupero per le dipendenze patologiche, e Luisa Francese, direttore generale dell'ufficio scolastico per la Regione Campania. Quello che è emerso è che praticamente i giovani non conoscono e non sono consapevoli di quello che fanno, per cui non conoscono le conseguenze del consumo di queste sostanze, a partire dal fumo, ma alcol e droga. Sì, parlare lo stesso linguaggio è l'unico modo per fare una prevenzione efficace. Fare convegni non serve a molto se non intercettiamo il linguaggio comunicativo che usano oggi i ragazzi. L'aspetto principale del progetto è che esso cerca di arrivare ai giovani utilizzando proprio gli strumenti di cui oggi dispongono i giovani, nello specifico proprio WhatsApp. Beh, queste sono iniziative che ben vengono nella nostra scuola, perché questo fa capire che la scuola si apre al territorio e si apre al territorio anche con le associazioni e con tutto ciò che può formare i nostri ragazzi.